ζαλίσα μου, που έχεις το πανησία, αρκετή και τους ελιφές. Μάμμα, μην πήρε τη σύνορα μου, άδα. Εσύ! Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Io mi dispiace, come
Santa Maria Madre, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Buonasera. Buonasera. La processione è finita, ma ora inizia il cammino della fede. Il cammino della fede. Oggi per noi è davvero un nuovo inizio, un inizio di nuovi giorni, possiamo dire. La Sacra Scrittura afferma questa cosa: Gesù è risorto nel primo giorno della settimana. Questa frase è importante, il primo giorno della settimana. Certamente un riferimento alla nuova creazione, perché con la risurrezione di Gesù Cristo tutto si fa nuovo, tutto illuminato dalla luce della Pasqua. Oggi per noi dunque è veramente inizio di nuovi giorni. Camminiamo con Gesù risorto ogni giorno della nostra vita. Siamo chiamati a cogliere l'annuncio di Maria Magdala. Maria Magdala ha fatto annuncio per tutti noi. Siamo chiamati anche a correre come Maria Magdala. La processione è un cammino dunque della fede come Maria Magdala. Ma cosa significa la risurrezione di Gesù per noi, per cristiani? Letteralmente Pasqua è un passaggio, dalla morte alla vita nuova, dalla morte alla vita nuova. Un movimento, un passaggio dinamico, possiamo dire dinamico, verso la nostra vita, verso il bene, verso la salvezza. La risurrezione di Gesù non riguarda unicamente la sua persona di Cristo o la sua vita terrena, è un fatto che riguarda ciascuno di noi. Ognuno di noi presente qua, tutta l'umanità, ogni uomo e donna. Con la Pasqua nasce un mondo nuovo, un uomo nuovo, una donna nuova. Con questi sentimenti rinnovo a tutti voi l'augurio di una buona e santa Pasqua. Dio vi benedica, Madonna vi custodisca. Amen. Prima di ricevere la benedizione è doveroso dare brevemente un grazie a quanti ci hanno permesso ancora quest'anno di vivere questo momento di fede così intenso. Primo per tutti alla confraternita del Santo Rosario e poi ai portatori che si sono impegnati sia in quella di San, così come anche quest'oggi per la congiunta e per la processione, a portare le immagini, i simulacri dei santi. E un augurio, così come diceva la padre Cirillo, a tutti quanti voi. Lo ringraziamo di cuore per aver condiviso con noi questa settimana. Padre Cirillo ritornerà a Roma, dove da lì riprenderà i suoi studi della Sacra Scrittura. Per cui, ecco, nel ringraziarlo, lo accompagniamo con la nostra preghiera. Buona Pasqua a tutti. Benedica, vi protegga e vi custodisca sempre Dio Onnipotente, che è Padre, e Figlio e Spirito Santo. Amen. La gioia del Signore sia sempre la nostra forza. Andiamo in pace. Alleluia, alleluia. Rendiamo grazie a Dio. Alleluia, alleluia.
Thank you.